Bisogna fare una battaglia per ridare potere d'acquisto alle famiglie. Quindi nuova politica economica, non più basata solo sugli equilibri di bilancio, ma su investimenti, investimenti e ancora investimenti. Potere d'acquisto lo si fa se si dà lavoro soprattutto alle giovani generazioni. Alle giovani generazioni, il 38% è inammissibile nel nostro paese avere queste percentuali. Quindi lavoro, sviluppo, nuova politica economica. Una politica economica appunto che permetta al settore agroalimentare di essere ancor più protagonista di quanto può essere in Italia per sconfiggere eventuale competitività all'interno del nostro paese, ma per vincere quella a livello internazionale. Quindi potere d'acquisto. Bisognerebbe fare una battaglia per avere un'associazione dei consumatori a livello europeo. Guardate che le scelte si fanno in Europa più che in Italia. Noi per anni ci scontriamo con l'Europa, per esempio, per avere in etichetta l'addizione di dove le olive si prendono per fare l'olio extravergine d'olive, voglio dire, cose pazzesche. Quindi in Europa si fa molto. Noi siamo zero come associazione dei consumatori, non contiamo assolutamente nulla, perché non esiste un'associazione europea che sia autonoma, sganciata dalle imprese, ne esiste una, ma è francamente, è un'impresa editoriale, quindi a mio avviso non ha le caratteristiche e ahimè è la voce dei consumatori in Europa. Noi siamo impegnati proprio per le motivazioni dette da Calzolari nel suo intervento, negli obiettivi del progetto che ci mettiamo in